Grazie mille per la disponibilità. Andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Il sindaco che mi ha autorizzato a volare! Quante volte vi siete ritrovati in viaggio in un posto unico dove l'unica cosa che avreste voluto fare sarebbe stata quella di accendere il drone e volarci sopra, ma purtroppo a causa delle limitazioni che spesso ci ritroviamo a dover affrontare noi amanti delle riprese aeree, purtroppo non siete riusciti a fare quelle riprese? Ebbene, questa è una storia che ci accomuna e ve lo raccontiamo nel video di oggi, un video on the road che però sarebbe dovuto iniziare dall'aeroporto di Ciampino con destinazione finale Malaga. Dovevamo andare a Malaga, quest'ora dovevamo essere già atterrati da circa 2 ore, ma presi dalla stanchezza e non lo so, da un po' di pazzia, ieri abbiamo deciso di cambiare tutti i nostri piani. Ebbene sì, per la prima volta un vero viaggio in Vespa, come vedete, con casacchina per la sicurezza firmata da Vespa Club. E piccole borse. Piccole borse, purtroppo il video non è nemmeno sponsorizzato da Torvol, perché guardate che roba. Ovviamente non potevo assolutamente rinunciare ai miei droni, che è fondamentale in tutto questo. E quindi sì, lì dentro ci sono un po' di droni che scoprirete strada facendo, DJI FPV, DJI Mini 2 e forse c'è dell'altro, ma Elisa non lo deve sapere. Quindi scusate, notare il mio zaino. 4 miei vestiti stanno qui, ammassati sotto, no? Questo è lo zaino di Nicola, più tutti i suoi vestiti ammassati qua. Programma del viaggio sconosciuto. Come saprete però, chi è che si occupa di studiare il percorso? Io ovviamente no, perché la mia unica preoccupazione è quella lì dei droni. Quindi? Diciamo che il percorso non è studiato questa volta, è molto improvvisato, anche perché deciso all'ultimo. Sappiamo intanto solo la prima tappa. La prima tappa, quindi partiamo dal lago Trasimeno, direzione Lazio, andiamo a Civita di Bagnoregio. Seconda tappa, la scoprirete insieme a noi. E quindi niente, ci affidiamo a lei per questo viaggio, speriamo bene. Speriamo che anche lei si affidi a noi. Esatto, e ci supporti soprattutto. Tra corde che tengono i pacchi, sudore che sta iniziando a scendere. Sì. Io direi che è ora di partire, ora. Perché è caldo, è tanto caldo. Vai. One eternity later. Eccoci arrivati qua in Toscana. Piccolo break per evitare l'insolazione e piccolo break anche per l'acqua e siamo pronti, destinazione, non so quanti chilometri mancano ancora, ma Elisa fa da navigatore con l'Apple Watch. Sosta anche per il pranzo prima o poi da qualche parte, ma per ora buona strada. Dopo la breve parentesi al confine in Toscana, tra Umbria e Toscana, eccoci quasi arrivati alla nostra prima tappa di questo Vespa Vlog. Con Elisa che come al solito fa il copilota.
indicazioni per arrivare più avanti possibile, perché le macchine ovviamente non possono passare, dice, ma le moto, le moto in teoria dice di sì. Ora controlliamo. Ora abbiamo dei problemi tecnici, diciamo. Ma no, problemi tecnici no. È il caldo. Elisa si sta denudando qui direttamente a Civita, via il pantalone, mette la gonna. Perché sono 40 gradi tipo. Morire, non riprendere le mie gambe ancora non abbronzate. Ah, e voilà. Eccoci arrivati qua a Civita, ora è tempo di fare il pranzo visto che sono quasi le 2. Elisa è già in fila e ci siamo fermati qua da questo street food agricolo. Io ho dei capelli vergognosi, sembra che ho preso la 2.20 diretta. Uno col tartufo, poi un panino con la porchetta. Un panino con la porchetta. E 10 arrosticini. Come minimo. No, che come minimo. E poi due bottigliette d'acqua naturale, per favore, e una messina. Ora aspetto il panino con la porchetta. Allora qua è arrivato il pranzo con arrosticini. Ne assaggio uno intanto. Buoni. Arrosticini che di solito diciamo è una delle specialità abruzzesi, ma comunque va sempre bene. Sono sempre buoni. Poi qui credo che abbiamo del pane. Sì, qui abbiamo del pane. Questo è tipico come il nostro ombro. Not bad. Oh, ma quello era il mio. L'hamburger classico con il tartufo. Non ti ha insegnato niente Giovanni Fais. Che bello caldo. Sento il profumo di tartufo che viene. Nonna. Più grosso di te sto panino. Buonissimo. È buonissimo. E poi abbiamo, io tutto il viaggio ho pensato alla birra fresca. Sempre panino più grosso. Con la porchetta. Vabbè, io inizio con la porchetta. Sentite il crunch? Che bomba, pazzesco. Panino con tartufo. Andiamo a vedere com'è, anzi a sentire. Occhio che te. Ovviamente tutte le foto le trovate su Instagram quando ci ricordiamo di farle. Avevo troppa fame. La prossima volta. Visto che non abbiamo prenotato nulla, Elisa ha già trovato la prima sistemazione per questa notte. Che in realtà dopo dovevamo arrivare questa mattina. E poi saremmo dovuti andare a Bolsena. Ma invece che partire verso le 10:30 siamo partiti alle 11:30 circa. Quindi siamo arrivati un po' in ritardo rispetto ai nostri piani, quindi abbiamo deciso di firmarci qui stanotte e poi domani proseguiamo per quella che era la terza tappa. Chi era? Lo scopriremo. Bene, quindi ora andiamo a riprendere la Vespa, perché questo albergo che ha trovato Elisa ha pure un cortile dove proteggerla per la notte. E lasciamo i bagagli così. Sì. Elisa probabilmente schiatterà sul divano. Vabbè, io è la quarta volta che vengo qua. Dobbiamo fare le foto per il nostro Instagram, perché poi nessuno ci segue su Instagram. Seguiteci su Instagram perché farò tantissime foto. Spero decenti. La vedete? È l'aria proprio quella del fotografo, di quello che si alza la mattina per fare le foto con la luce giusta. Via. Ragazza dell'albergo se poteva darmi il numero o mettermi in contatto in qualche modo con il sindaco di Civita. E ora abbiamo il cellulare, perché quando ho contattato l'ente del turismo qua di Civita
Ma hanno detto che dovevano sentire il sindaco. E visto che nessuno mi ha fatto mai sapere niente, ora il sindaco lo chiamo io. Vediamo se rispondo. Pronto? Sì, salve, sono Nicolò. Sì, salve, mi ha dato il numero la ragazza dell'hotel Divino Amore. E io la disturbavo perché noi siamo arrivati oggi e mi avevano detto dall'ente del turismo di sentire lei per delle riprese con il drone. Allora, io di solito per abitudine preferisco farlo all'alba, quindi mi sveglierei insomma stanotte. Grazie mille per la disponibilità. Andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Il sindaco che mi ha autorizzato a volare! Ah, sono all'alba? Sono? Ha detto all'alba sarebbe meglio. Quindi, cosa molto importante, se volete volare a Civita, come ha detto il sindaco, c'è un'ordinanza firmata direttamente da lui che vieta il volo con il drone qua a Civita di Bagnoregio. Ma se riuscirete ad avere il numero magico del sindaco, ovviamente se volete la scorciatoia andate a dormire all'hotel Divino Amore e chiedete alla ragazza della reception che dovete fare un video con il drone e magari vi rimedierà il numero. Ora andiamo in visita by terra e domani all'alba by drone. Civita di Bagnoregio, conosciuta anche come la città che muore, è uno dei borghi più belli e suggestivi d'Italia. Ci troviamo nel Lazio, in provincia di Viterbo, a metà strada tra Orvieto e il lago di Bolsena, all'interno della meravigliosa Valle dei Calanchi. Finalmente caffè preso dopo il pranzetto che abbiamo fatto oggi. Elisa sta pianificando la tappa per domani. Ho prenotato uno dei biglietti per andare su uno dei posti, in uno dei posti che andremo a visitare domani e che voglio visitare da tanto, tanto tempo. A me la cosa non è che scalda troppo il cuore, magari mi ricrederò. Però diciamo, se non c'è un drone di mezzo, generalmente me ne frego. Piuttosto invece è molto importante qua pianificare bene, stasera vedere bene l'ora dell'alba. Probabilmente sveglia ore 5, tutto in carica e DJI Mini 2 e DJI FPV. Che poi avete visto in questo contesto con queste discese, DJI FPV dovrebbe essere una bomba. Devo ricordarmi però di metterlo in FCC, altrimenti sono veramente cazzo. Ora intanto che entriamo a visitare la città dal basso, faccio un check dei migliori posti da dove far alzare il drone, perché qua il biglietto, c'è da pagare il biglietto per entrare, e quindi generalmente però è aperto per il pagamento dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Quindi se vi svegliate alle 5 venite qua all'alba, magari qua dal Belvedere, dalla grotta di Santa Bonaventura. La città fu fondata originariamente dagli Etruschi, attraversando varie dominazioni, e nel Medioevo acquisisce gran parte del suo straordinario aspetto. Il borgo si trova sulla vetta di un'altura di tufo ed è raggiungibile solo attraverso uno stretto ponte pedonale. Per accedere al centro di Civita è necessario pagare un biglietto d'ingresso di 5 euro che permette all'amministrazione di compiere i lavori di restauro e mantenere visibile il borgo. Ora Elisa sta cercando di fare qualche foto decente. Se qualcosa verrà bene troverete tutto sul nostro Instagram e seguiteci anche lì, va, oltre al nostro gruppo di Telegram, sempre attivo. Posto davvero incredibile, con salite incredibili e con delle foto, speriamo, incredibili. La città era più grande, ma le frane e i terremoti hanno ridotto l'estensione e nella valle si sono sgretolati palazzi, torri e antiche porte d'ingresso al borgo. Di porte ce n'erano ben 5. Ora l'unico accesso è rimasto la Porta Santa Maria, detta anche della Cava. Nella piazza principale a dominare la scena è la chiesa romanica di San Donato, restaurata nel XVI secolo. I vicoli di Civita offrono un'esperienza unica.
Le strette viuzze vi condurranno alla scoperta di scorci meravigliosi e piazzette nascoste. Qui all'interno di queste grotte naturali c'è questo museo con attrezzi storici. Ci hanno girato l'ultimo film di Pinocchio. Visita Civita terminata. Ora torniamo in albergo perché abbiamo necessità di una doccia, di tanta acqua e tanto sapone soprattutto. Andiamo a cercare. Bene, dopo questa doccia beatificante stiamo andando a mangiare qualcosa per cena, perché a pranzo giustamente abbiamo mangiato poco. Io sto digerendo ora la porchetta. E quindi abbiamo prenotato su questo ristorantino giusto alle porte di Civita, dove Elisa si stragagnerà l'impossibile. No, non ho tanta fame ancora. Chissà come mai. Comunque, che meraviglia, senza nessuno. Mentre Elisa si cosparge di oli per il mal di testa, noi siamo arrivati qua in questo giardino, in questa corte interna, molto bella. E vediamo cosa mangiare. Per me la panzanella di baccalà con cipolle rosse e cetriolo. Ah, e tartufo. Cosa fondamentale è tartufo. Ah, e basilico fritto. Sì, vabbè. A pezzi. Per me invece è molto più semplice. Tartare di chianina. E basta. Con pinoli. Con gli antipasti molto bene. Ora aspettiamo il primo di Elisa, gnocchetti con l'ortica. Ortica, melanzana e non mi ricordo. Mentre io faccio il full di carne oggi dopo i panini del pranzo. E quindi ho preso altra chianina, questa volta lo spiedo però. Per me gnocchi con ortica, cioè gnocchi di ortica con melanzane, pistacchi, ma prima di me? Sì. Belli strong. E questo è il mio spiedo di chianine con salsa alle erbe, patate, sì. I carboidrati assicurati anche per la cena. Si chiude con questo frozen yogurt per me, mentre Elisa... Per me? Comunque 64 euro la nostra cena, molto buono, super consigliata. La location è molto carino, il giardino interno molto... carino. Abbiamo già preparato le cose per la seconda tappa di domani. Esatto. Domani tutto prenotato. Tutto prenotato. Domani ci spostiamo dal Lazio e alla Toscana. Questo ovviamente lo vedrete poi nel prossimo video. Ora appunto albergo, si carica tutto. Domani mattina sveglia ore 5. Elisa ovviamente mi lascia da solo. No, non lo so. Testa di cazzo. Dipende come dormo e a che ora andiamo a dormire. Sì. Buonanotte. Buongiorno. Yes. Eccomi qua. C'erano anche due fotografi. Comunque, questo è lo spot qua. Potrei volare anche da qui. Potrei far prima. Ma l'alba, ho visto che ci sarà alle 5.33, quindi ho ancora 20 minuti.
Magari faccio una foto. Wow. Preferisco volare da sotto, quindi avvicinandomi un po'. Quindi torno giù da dove siamo stati ieri con Elisa. Ora tolgo anche il casco, magari. Purtroppo il colle di tufo su cui sorge Civita è minato alla base da una continua erosione. Lentamente e inesorabilmente Civita si sta sgretolando. Chissà, probabilmente non ci sarà data la possibilità di vedere questo gioiello per sempre. E allora perché non approfittarne subito? Bene, riprese effettuate, sono molto soddisfatto, spero anche che il risultato finale sia pari alle attese, alle mie aspettative. Sono davvero molto contento di questo volo perché ci tenevo davvero molto, erano anni che chiedevo ad Elisa di venire qua a Civita e sono davvero felice di averci volato. Quindi, ora sono quasi le 7, nel frattempo il sole è bello alto dietro di me e dietro Civita, non rimane che riprendere lo zaino in spalla e tornare in albergo, colazione e poi si riparte insieme ad Elisa. Il nostro viaggio a Civita finisce qua, finisce con la bellissima alba che avete visto e adesso siamo pronti per la prossima tappa, direzione Toscana. Ci vediamo in Toscana! E ci vediamo al prossimo video, soprattutto iscrivetevi e seguiteci su Instagram, dove mettiamo sempre le nostre storie di viaggio. Ciao ragazzi! E anche nel canale Telegram, vi aspettiamo!